Ciao a tutti! Non poteva mancare la comparazione tra la versione player e la versione fan della prima maglia del Brasile, una delle mie preferite. Mi raccomando, continuate a vedere il video fino alla fine perché vedrete anche la diversa vestibilità che hanno queste due maglie. Ora vi lascio alla vista dei dettagli, ci vediamo dopo! Come al solito, una delle principali differenze sta nel fatto che nella versione player i loghi sono termosaldati, mentre nella versione fan questi sono ricamati. Nella versione player e fan fa una grandissima differenza, soprattutto in questa maglia, il tipo di tessuto. Nella versione player è veramente molto più ricco, molto più prezioso della versione fan. Un'altra differenza è la vestibilità. Come vedrete poi, nella versione player la vestibilità è molto più aderente della versione fan, che invece ha una vestibilità più comoda pensata per i tifosi. Cosa ne pensate della maglia? Secondo me la maglia del Brasile è una maglia che dovete avere, è una delle più blasonate al mondo, la più titolata. Questa che vedete è una versione fan e in taglia media, quindi la mia taglia che indosso normalmente. Questa invece è la versione player, la versione dedicata ai calciatori, che ha una vestibilità più ridotta. Infatti questa che ho indosso è una taglia large. Le maglie sono bellissime, sia la versione fan che la versione player, secondo me dovete metterle nel vostro armadio. Se posso darvi un consiglio di questa maglia, io vi consiglio la versione player, veramente veramente molto bella. Ora, prima di lasciarvi, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della maglia e quali altre recensioni e comparazioni vorreste vedere nel futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!